東に向いてるライン目がけて差し込んだ光に瞳を開いたら昨日の暗闇を濡らしてた雨音かすかに思い出して。Ciao a tutti ragazzi, sono Alessia e benvenuti a Japan Wildlife, lo show dedicato ad anime, manga e Giappone di Stay Nerd. Oggi sono con Silvia e Daphne, quindi salutate il nostro pubblico. Ciao, oh, ciao. Ciao a tutti. Daphne è già stata mia ospite in passato in più di una puntata, quindi vi invito a recuperare per iniziare a conoscerla e a conoscere i suoi progetti, che comunque trovate poi tutti linkati nella descrizione del podcast. E poi invece Silvia è una mia cara amica, farmacista, cosmetologa. Perché l'ho chiamata poi? Perché insieme a Daphne faremo un confronto tra il Giappone di una volta, molto una volta, antico, e il Giappone attuale, perché andiamo a parlare in particolare dei standard di bellezza giapponesi e di come proprio in Giappone siano cambiate le abitudini e gli approcci alla bellezza, quindi anche alla cura, all'igiene personale, immagino anche si andrà a parlare. E quindi iniziamo con Daphne, che ci parlerà soprattutto dell'epoca Heian, di cui è specializzata, e poi proprio andiamo dal lato opposto per vedere cosa succede oggi per quanto riguarda comunque il trucco, ma appunto la skin care, perché ormai si parla spesso di questo quando si va a guardare all'estremo oriente, soprattutto la skin care coreana. In realtà ho letto in giro comunque che c'è una differenza tra quella coreana e giapponese, perché quella giapponese forse è un po' più minimalista, però ci arriveremo in cosa si distinguono, magari capiremo meglio con Silvia. E quindi niente, io inizierei subito cominciando proprio da Daphne, che quindi ci dice un attimino intanto all'epoca Heian cosa succedeva, cosa si faceva, magari anche proprio a livello storico dove ci troviamo, perché io dico antico, ma il Giappone in realtà è una storia che va anche prima dell'epoca Heian, no? Sì, senz'altro. Allora, intanto Ale, ti volevo ringraziare per avermi invitato al podcast, che è sempre molto divertente. Allora, sì, il trucco in Giappone. Allora, la storia del trucco in Giappone in realtà inizia in un periodo... Allora, inizia in un periodo di cui non abbiamo quasi nessuna documentazione storica, perché ancora in Giappone non c'era la scrittura. Tutto quello che ci è pervenuto ci è arrivato da o affreschi nelle tombe o statue Haniwa sulle tombe Kofun. Però senz'altro sappiamo che non era il trucco della geisha, quello che ci immaginiamo adesso, con il viso bianco, le labbra rosse, era un'altra roba, era praticamente un trucco rituale che consisteva nel dipingersi intorno agli occhi, intorno alla bocca, di rosso, che era un colore che si pensava scacciasse il male. Perché è il colore sacro anche attuale, in verità, comunque, ancora. Sì, esatto. Mentre il trucco giapponese che conosciamo oggi, in realtà, è stato molto influenzato dalla Cina. Ah, ok. Quando intorno al VII-VIII secolo d.C. i giapponesi e i cinesi entrarono in contatto, e nel momento in cui i giapponesi decisero di aderire un po' al modello cinese, non solo per quanto riguarda il trucco, ma proprio per tutto, politica, sociale, eccetera, eccetera, presero però anche gli standard di bellezza. Sì. E infatti nel periodo Nara in Giappone ci si truccava come nella Cina Tang. Okay. Quindi è in questo momento che si inizia ad usare la base bianca, che era piombo, non era skincare coreana, non era acqua micellare, quelle robe là che fanno, era piombo. Ok, quindi sì, non proprio la roba più sana del mondo. No, ecco, non proprio il massimo della salute. Quindi ci si faceva questa base di piombo bianco e poi ci si disegnavano, allora si facevano le sopracciglia a mezzaluna, queste sopracciglia molto belle,
che poi vedremo che sono cambiate molto nel corso della storia giapponese. Le sopracciglia sono un tasto dolente. All'inizio avevano cominciato bene. E poi si disegnavano dei piccoli fiori in mezzo alla fronte e sulle guance. Ah, Dunque, ok. sì, Questo non lo sapevo. sì, avevano sempre rossi o comunque rosa, assomigliavano un po' quasi a dei petali di pino, no? Erano. Io li trovo carini, poi vabbè, no, quello è un parere mio. Cosa succede però poi? Cioè, succede il finimondo, Ale. Perché quando loro, i giapponesi nel periodo Heian, quindi dalla fine dell'VIII secolo, diciamo già il IX secolo, in poi, i giapponesi interruppero i loro legami con la Cina. Perché in Cina, vabbè, successero un sacco di casini, quindi loro disse, ok, maybe, me ne tiro fuori. E con questo allontanamento dalla Cina, in realtà si allontanarono un po' anche dagli usi, dai costumi e svilupparono dei nuovi standard di bellezza che erano i seguenti. Allora, le donne c'era sempre questa abitudine di dipingersi il volto di piombo. Ok, Sempre questo quello è piombo. rimasto. Le donne nel periodo Heian vivevano rinchiuse, diciamo, nel lato più chiuso della casa, cioè nel lato più interno della casa, con scarsissima illuminazione. Tra l'altro nessuno le poteva vedere in volto, quindi erano costantemente coperte da strati di cortine, tende, paraventi, quindi in ambienti estremamente bui. E per risaltare in questi ambienti bui, loro dovevano far sembrare questa faccia enorme. Non bastava dipingerla di bianco, non era abbastanza. Io Non pensavo risaltava che abbastanza. non risaltava abbastanza. io pensavo che infatti fosse bianco per via del fatto che appunto la luce almeno rifletteva e quindi si sarebbe vista meglio, però anche proprio volevano sembrare più tonde magari, quindi più grandi. Sì, dovevano sembrare tipo delle lune che galleggiavano nell'oscurità. Quindi, come fai a far sembrare la faccia grande? Fai sembrare quello che sta sulla tua faccia piccolo. Per cui non si truccavano gli occhi, cercavano di far sembrare gli occhi il più sottili possibile, si strappavano le sopracciglia, proprio tabula rasa, e se le ridisegnavano in fronte, come due pallini. Ah sì, quelli penso che li abbiano visti in tanti, insomma. Sì. E poi usavano anche il trucco rosso, però ne usavano poco, quindi un po' sulle labbra, giusto per farle intravedere, e un po' sulle guance, ma non troppo, sia mai che poi sembri, capito, troppo, troppo Viva. insolita. Ecco. Ma Daphne, quindi rimpicciolivano anche la bocca nel disegnarla. Sì. Cioè, non usavano un rosso troppo marcato, quindi era un po' sfumato, giusto la parte interna delle labbra, molto sfumato, in modo che fosse un po' impercettibile. Ok, I sì. contorni Che sfuggenti. forse un po' riprende anche dei trend che ho visto ogni tanto adesso, che comunque si colorano giusto un pochino l'interno, lo lucidano con un lucidalabbra, poi però non si tende a fare come magari in Occidente, invece noi tendiamo a voler fare anche il contorno labbra, mescolare due colori, cioè vedo delle cose bellissime con i rossetti, eh. Però sì, noto che in Giappone tendenzialmente non si abusa del colore, in effetti. Sì, Forse è una cosa che è penso che sia rimasta. rimasto da quel periodo. Un'altra cosa interessante del periodo Heian erano i capelli. In questo periodo l'acconciatura più diffusa era lasciare i capelli sciolti e lunghissimi, proprio tipo a mantello. E chiaramente anche questi dovevano scintillare nell'oscurità, dovevano essere molto lucidi, molto setosi. E quindi le donne curavano moltissimo i loro capelli, facevano impacchi, facevano con magari acqua di riso, usavano moltissimo l'olio di camelia per pettinarseli, erano molto attenti anche al lavaggio dei capelli. Ma l'olio di camelia tu lo hai infatti anche condiviso sul tuo profilo di recente e mi ha incuriosito perché non lo so se qua in Italia si può trovare.
Silvia, tu l'hai visto? Sì, Ok, vedi che è si anche trova. utile avervi chiamate entrambe anche per questo. E l'olio di Sì, si trova. camelia, che tipo cioè, allora, vediamo un po' cosa si crede che con convinzioni magari ci sono di utilizzo in Giappone in questo momento, visto che comunque lo hai preso, cioè vuol dire che viene usato ancora. E poi sentiamo Silvia invece se sa qualcosa riguardo a livello scientifico, cosa è vero, cosa no, per cosa servirebbe? Allora, l'olio di camelia in realtà adesso è un po' in declino, nel senso che prima veniva usato veramente tanto. Era l'olio per eccellenza, the oil. Non Andava veniva di usato, moda. andava di moda, non veniva usato tra l'altro solo sui capelli, ma veniva usato anche come idratante per la pelle, Ok. anche un po' per proteggersi, no, dagli agenti esterni, quindi veniva usato sulla pelle e sui capelli. Proprio per dargli questa lucentezza, per fare in modo che appunto avessero questi riflessi molto belli. E in Quindi passato. non tanto per nutrirli come pensiamo ora, cioè più per una questione proprio estetica. Era per una questione estetica, però anche comunque per una questione di mantenimento, perché quando si avevano capelli così lunghi, era anche molto difficile mantenerli in modo che non si annodassero, si spezzassero, si dividessero le punte. Quindi Per comunque far si capire, trovava. cioè lunghi, noi intendiamo no lunghi io che ce li ho Come? qua fino alle spalle, ma lunghi perché toccavano Lunghissimi. fino a terra, no? Fino Cioè alla ai fine piedi. erano come, esatto, come, cioè, cioè, scendevano lungo il kimono praticamente. Ma infatti Ok. Daphne ha usato il termine come un mantello, rende molto l'idea. Ma che Sarebbe magari bello uno averli così. pensa che uno stia esagerando nel dire così, ma per davvero li tenevano molto molto lunghi. Ma quindi ha senso utilizzarlo ancora oggi l'olio di camelia, Silvia? Allora, sì, per le proprietà che ha l'olio, perché dentro è ricco di polifenoli che sono degli antiossidanti che quindi altro non fanno che andare a proteggere il capello e poi visto che ha delle proprietà nutritive e idratanti, si pareva. C'è il canetto di Silvia. Esatto. E visto queste proprietà appunto idratanti, assolutamente può essere utilizzato. È ovvio che sarebbe meglio. Scusate. Sarebbe meglio non utilizzarlo durante il giorno perché può avere degli effetti di disidratazione proprio a livello della lunghezza del capello a causa del sole, ecco, se esposto ai raggi solari. Ah, ok, capisco. E quindi allora adesso l'olio, comunque tu Daphne ad esempio lo hai continuato a utilizzare di recente, hai trovato dei benefici effettivamente? Allora, io ho notato che da quando lo uso, allora io ne uso pochissimo, partiamo da questo, Ok. perché in realtà è un olio che unge molto. Ok, e beh sì, come tutti E gli oli. poi non ha un odore sempre gradevole a tutti. Io Non l'odore non so l'ho se l'hai notato. riscontrato. Veramente. Non l'ho notato, però è anche possibile che magari i nuovi oli in qualche modo li trattino Vabbè, per mettono delle rinforzare. profumazioni, sì, Infatti sicuramente. puro non piace a tutti, me lo ricordo perché in farmacia non tutti sono, appunto, lo prendo come qualcosa di gradevole. Quello che ho io, per esempio, è inodore, è quasi inodore, quindi non lo so, probabilmente è trattato in qualche modo. Comunque, ripeto, io ne uso veramente una goccia. Dopo che mi lavo i capelli, quando insomma ancora a capello bagnato, la scaldo con i palmi e mi massaggio le lunghezze. Poi vado siccome io ho i capelli mossi e qui in Giappone non riesco a farmi uscire il mosso per via di clima, acqua diversi, eccetera. Invece, facendo così, ho notato che mi viene un bel riccio, insomma, una bella onda. Quindi effettivamente sono anche un pelo più lucenti, però ci sono anche dei contro. Cioè, per esempio, nonostante io ne usi una goccia, quando lo uso mi si sporcano i capelli alla velocità della luce. Cioè, proprio. Ok. Vabbè, ci sono sì quei pro e contro classici Sì.
Un'altra cosa che si potrebbe fare è un impacco prima di lavarli, quindi Ah, mettere un po' vero, vero. di olio in modo anche la sera prima di andare a letto lungo i capelli, poi quando ci si fa la doccia, diciamo con l'acqua si ha l'effetto proprio emulsione, quindi va a nutrire di più il capello. Yeah, vedi? Aspetta, Ecco poi pom pom pom! Così. le prime tips che arrivano. E sto diventando un canale di beauty, davvero. Però no, in realtà sono contentissima. E quindi oltre a questo c'era qualcos'altro per curare i capelli, in epoca Heian particolare? Perché poi, non lo so, venivano raccolti comunque di tanto in tanto, o veramente venivano mollati così, solo lisci? Allora, a volte si usava una sorta di nastro, Ok. era proprio un nastro che ci si... non so bene come descriverlo, era un lungo nastro su cui si faceva un nodo, quindi diventava una sorta di grande cerchio di stoffa che ci si metteva sulle spalle e si lasciava cadere dietro in modo che i capelli non andassero sul davanti. Cioè, Ok. non so veramente come spiegarlo, non so se ho reso l'idea. Si usava questo laccio di seta per fare in modo che le ciocche ai lati del viso non andassero sul davanti. Questo si usava, per esempio, quando si scrivevano, perché non volevi che i capelli ti si insaccherassero nell'inchiostro. Sì, Oppure a insomma, volte che si facevano delle l'inchiostro si code rovinasse. molto lente. Sì, oppure si facevano delle code molto lente. Proprio. Ah. E poi basta. E poi vabbè, c'era una pettinatura un po' strana durante la cerimonia di passaggio all'età adulta, dove praticamente si prendeva la ciocca in mezzo e si faceva una sorta di crocchietta in cui poi si infilava un fermaglio, però questo era proprio il massimo dell'elaboratezza dei capelli. Tra l'altro era proprio un rituale lavare questi capelli perché erano lunghissimi e ci voleva una vita ad asciugarli. Mamma mia, sì. Quindi ci si lavavano una o due volte al mese. Poi c'erano anche i giorni fortunati, cioè se non era il giorno propizio secondo il Ah, calendario giusto. cinese non ci si potevano manco lavare i capelli, Ecco, immaginate. a proposito del calendario, ho fatto una puntata dedicata, quindi anche per questo, per cercare di capire, cioè alcune, credo, superstizioni rimaste ancora oggi, forse derivano ancora un po' da quello. Tipo il giorno per cui appunto è il giorno migliore per sposarsi, per esempio, credo che rimanga come credenza, come abitudine. E quindi ecco, persino per lavarsi bisognava prendere l'appuntamento, però insomma non è esattamente come il parrucchiere oggi. Sì. No, Più che altro mi chiedevo, visto che hai citato anche la cerimonia per diventare adulti, insomma. Io ricordo che ne hai anche lasciato un piccolo approfondimento per quando davi informazioni di Torika Ebaya Monogatari, la tua traduzione di questo Monogatari antico. Ecco, siccome la cerimonia c'era per entrambi i generi, per i maschi c'erano, non lo so, anche lì determinati. Delle routine o delle azioni di cura personale, magari anche solo dei capelli, perché mi ricordo che anche loro ad una certa tipo vengono anche rapati, forse in una parte. Tutti i bambini, maschi e femmine, a un certo punto li rapavano. esatto. Però c'è un modo anche per i maschi, c'era di curarsi, in particolare la chioma o qualcos'altro, tipo anche magari dei Sì, baffi, non so. loro praticamente avevano questa pettinatura che però veniva quasi completamente coperta dai copricapi. Però si facevano, insomma, queste crocchie molto strette che poi servivano come appoggio. Come sostegno dove infilare le forcine del copricapo in modo che Ah, non ok. cadesse. Ah, ok, no. E poi dovevano assolutamente farsi Io la ho barba, sempre non pensato non fossero solo molta. per. Cioè. Ah, ok. Io pensavo proprio che avessero in realtà uno scopo, sì, diciamo, minimo anche estetico, invece erano più di utilità. Sì, servivano proprio solo Ok. come supporto per non far cadere queste. Sembrano quasi delle cock, no, come si chiamano? Quelle che hanno i cuochi.
Ah sì, oddio, non te lo so dire, però sono verticali sostanzialmente. Sì, esatto, non avevano molto equilibrio, no? Cioè, non erano proprio il massimo, non erano Sì. una coppola, una roba del genere. E quindi avevano bisogno di una crocchietta dove infilare le forcine per tenerli Sì, fermi. capisco, ok. E quindi poi le donne, comunque, oltre a lavarsi nei giorni propizi, facevano anche lì, cioè nel senso anche il lavaggio era forse anche quello considerato rituale, credo, no? Perché poi la donna Sì, è sempre stata considerata impura. Per varie ragioni, sì, no, beh, perché appunto a livello di mitologia, insomma, per chi come Silvia non la conosce, c'è la dea Izanami, ne ha parlato anche Daphne, che diciamo finisce negli inferi dando alla luce uno dei vari kami di divinità varie, e da quel momento, diciamo, diventa la signora degli inferi, ecco, per farla molto semplice, e quindi di conseguenza anche l'immagine della donna che pur avendo dato la vita, insomma, cioè pur essendo in grado di dare la vita, viene associata comunque anche alla morte, e allora anche il ciclo e tutto il resto sono considerate manifestazioni della sua impurità. E quindi mi chiedevo se appunto punizioni. sì, diciamo così, insomma, tutto il mondo è paese, come al solito si riscontrano queste cose, e quindi mi chiedevo se appunto anche il lavaggio in realtà solo di pura cura personale, però magari venisse considerato una sorta di rituale anche in quel senso. Era considerato un rituale nella misura in cui i nobili Heian facevano, cioè, trasformavano in un rituale qualsiasi cosa facessero, ma perché erano proprio matti. Ok. Cioè, loro amavano qualsiasi cosa, aveva il suo rituale, aveva la sua maniera precisa, aveva la sua etichetta. Però mi viene in mente che, per esempio, osservavano dei periodi di tabù, cioè per esempio le donne Sì. quando avevano il ciclo mestruale dovevano chiudersi in casa, non parlare con nessuno se non con le loro strette ancelle. Però non c'entra tanto con la pulizia in quel senso. Però mentre parlavamo mi sono ricordata di dire, cioè, che non ho detto una cosa importantissima, Ale. Vai. Non ho detto la cosa più importante. Ovvero? I denti, i denti. Oh, sì, diciamola, diciamola. I denti, ma questo da sempre, ok? Dalla notte dei tempi in Giappone le donne si tingevano i denti di nero. Caspita, questo è un Non colpo di capivo scena. mai il perché. Cioè, i denti vengono dipinti di nero, ma forse, cioè, sempre per la storia di prima che ci dicevi del viso che deve fluttuare nell'aria e quindi deve essere perfetto, suppongo anche. Sì. E il nero comunque era un modo per, immagino, no? Cioè, togliere qualcosa anche di distrazione, magari dalla forma del viso Sì, o dai colori. Che quei pochi dal colore del viso e dal suo aspetto, dalla sua estetica. è probabile. Poi ci sono in realtà varie teorie. La prima è che in realtà fosse questo ohaguro, si chiama questo trucco per i denti. Inizialmente si utilizzava perché era anticarie, cioè nella Ah, notte dei ok. tempi non lo facevano solo le donne. Lo usavano tutti ed effettivamente era ottimo per prevenire le carie. Cioè, si Ok. prendevano paura anche loro, evidentemente. Poi è diventata una cosa del trucco femminile che in parte serviva appunto sì per appunto nascondere le cose in eccesso dal volto, no? Che doveva spiccare. E poi probabilmente col fatto che comunque non esistevano i dentifrici, non esisteva lo sbiancamento dei denti, probabilmente i denti rischiavano di essere di una tonalità più giallognola rispetto al Ok. viso. Ok, quindi era sempre per coprire. Molto brutto. Sì. Esatto. Capito? Quel per uniformare in pratica l'aspetto generale, quindi tendere di più al bianco. Che quindi il giallo forse allora era considerato, oddio, non dico malato, però sì, antiestetico come minimo, ecco. Quindi questo è un Poi, po' come sì. oggi. Col bianco del volto probabilmente il giallo si vedeva ancora di più se facevano Probabilmente, è vero, ha senso. E vabbè, dai, almeno questa, cioè non è rimasto il farsi i denti neri, che
ok, possiamo superarlo, però è rimasto 10 anni fa. Cioè, fino a 5 anni fa addirittura. Ah, ok. Mi sono continuato fino a un centinaio d'anni fa a farsi denti neri. Questa quindi cosa ancora nel 1900, insomma. Sì. Ah, ok. Pensavo si fossero fermati un po' prima, anche solo 1800, però 1900 mi sembrava già, insomma, tardi per smettere una cosa del genere. Le donne giovani magari no, però se tu guardi delle vecchie foto d'epoca, magari di qualche matriarca, di famiglia di samurai, loro hanno le sopracciglia depilate, la faccia bianca e i denti neri. Ah, portano avanti la tradizione. Okay, perché poi tra l'altro in effetti nelle foto d'epoca non si vedono tanto spesso sorridere. No. Quindi in effetti forse anche per quello che non mi immaginavo fino a quel periodo. E quindi ok, molto interessante. Sì, sta cosa dei denti era da dire, perché se siete curiosi, Daphne sul suo canale ha sempre proposto il trucco, cioè cercando di imitarlo, il trucco in tutto e per tutto dell'epoca. Tutorial. Si è messa, cioè, insomma, umilmente a riproporlo con quello che poi susciterà un po' in tutti noi questa impressione orribile, perché poi, cioè, veramente ormai... No, scusa, non per te! È che proprio, cioè, nessuno di noi riesce a immaginarsi denti neri, per dire, no? Quindi fa effettivamente impressione ed è incredibile come appunto le cose siano cambiate da così a così. Nel corso, vabbè, di tanti tanti secoli, però ecco, è veramente impressionante. E appunto, arrivando a oggi, no? Io ho riflettuto appunto nel chiamare anche Silvia, perché oggi, magari anche Daphne, che vivi comunque in Giappone, me lo puoi confermare, le ragazze giapponesi, insomma, non eccedono col trucco, nella normalità, mi sembra che siano abbastanza comunque sul naturale, no? Però mi è venuta in mente la classica Gyaru dei primi anni 2000, quindi comunque sì, siamo comunque nell'epoca contemporanea, se vogliamo, dove in realtà si truccavano queste ragazze, che vabbè, comunque erano una minoranza ed era più una questione di ribellione sociale, però si truccavano pesantemente la faccia, ed è strano pensare che appunto nel Novecento ancora si puntava questa cosa comunque bianca, candida come pelle, magari non col piombo, ma insomma si cercava di avere un certo tipo di estetica. E poi invece il chiaro, infatti, voleva ribaltarla totalmente, e quindi queste ragazze andavano a farsi lampade praticamente ogni giorno. Tra l'altro credo che sia una cosa che rovina assolutamente la pelle dopo un po'. Assolutamente. Ecco, e quindi loro si facevano questo, si mettevano autoabbronzante, già che c'erano, e poi un trucco molto molto pesante che esaltava invece ad esempio gli occhi, quando abbiamo detto che invece in epoca Heian si puntava a quasi non averli, tipo. E quindi vorrei approfondire un po' meglio com'è che oggi ci si trucca e ci si cura in Giappone. Se Daphne hai qualcosa da dire, perché magari conosci qualcuna e conosci le sue abitudini, e poi riusciamo a passare quindi a Silvia, che ci dice di più, soprattutto sulla skincare coreana. Ok, quindi inizio io, su quello che vedo? Sì. Intorno a me? Sì, se riesci, esatto, a me. Se riesci a darci una testimonianza. Quello che vedo intorno a me. Allora, io intanto ammetto la mia ignoranza sul trucco, non sono brava, non lo faccio, anche perché, vabbè, avendo la dermatite è proprio pure inutile che lo faccio, perché se mi trucco il giorno dopo mi devo scorticare la pelle. Però mi guardo un po' intorno e ho notato che effettivamente, cioè da lontano, loro sembra che non siano truccate. Poi più ti avvicini e più inizi a vedere, più inizi a accorgere che in realtà probabilmente hanno di tutto sulla faccia. Puntano a questo effetto nature. Uh-huh. E, sì. Prima era ancora più così, anche perché, non lo so, allora in realtà poi ci sono due eccessi,
cioè ci sono due poli opposti, ci sono ragazze che si vede lontano 6 km che sono truccate, anche perché si mettono queste ciglia finte che veramente, cioè, se guardano per terra, toccano queste Vero. chilometriche, illuminante ovunque, cioè proprio unghie della Madonna. No, non volevo citarla, Sì, poi sì, neanche, sì. però tipo veramente degli unghielli che insomma fanno un po' Ma di che non passano ansia. inosservato. Esatto, e poi c'è invece la maggioranza delle ragazze che invece puntano su questo look super nature, che veramente finché non ti avvicini non sembra neanche che siano truccate. Una tendenza che ho notato ultimamente, poi magari Silvia la conferma o la smentisce, ho notato che vanno un sacco di moda i brillantini. Cioè, ombretti con i brillantini, illuminanti con i brillantini, sono tutte sbrilluccichine adesso. Ah sì, il glitter. Sì. Sì, allora sicuramente c'è stato un periodo in questi ultimi anni in cui il trucco ha un po' sofferto a livello di visibilità, perché comunque essendo costretti a mascherine, uscire meno, ci si è sfogati ecco, un po' meno sul trucco, soprattutto il mercato dei rossetti praticamente Ah sì. fermo. E quindi adesso, proprio per un senso probabilmente di rivalsa, si tende a mettere più in risalto alcuni aspetti del viso, proprio i brilli e l'illuminante fanno questo, mettono più in risalto. Però si è un po' mantenuta, cioè, questa tendenza del nature, che realizzare un trucco naturale a volte ci vuole più tempo e più prodotti che un trucco pesante, proprio perché ci sono anche in quel caso trucchi naturali fatti bene che durano durante la giornata e altri invece che si limitano insomma, a mettere le cose di base che si utilizzano nel quotidiano, quindi correttore, mascara, matita, questi. E mi è piaciuta moltissimo la tua testimonianza, Daphne, delle persone che vedi in giro, perché effettivamente è quella che vale. Perché invece io vedendo le tendenze, ma cioè cercandole banalmente su Google, ho visto che c'è comunque, si tende a occidentalizzare in alcuni casi il tipo di trucco, cioè ho visto dei trucchi giapponesi realizzati tramite il metodo del trucco grafico che adesso va parecchio, quindi che si basa sull'utilizzo dell'eyeliner, però non come lo usiamo di solito, quindi sulla palpebra mobile, ma anche al di fuori per creare delle linee che vanno ad enfatizzare l'occhio. Però effettivamente adesso la tendenza è sul naturale, che però non passa inosservato. Cioè la pretesa sarebbe quella di dire che io incontro per strada una persona e sono truccata in un modo talmente naturale che mi dice: ma chissà cosa ha fatto Silvia oggi che è così bella, eppure sembra che è uscita di casa così, quindi questo è quello che un po' si cerca, è radiosa, chissà che cosa ha fatto oggi, questo è quello che si cerca un po' di fare. Non sempre di facile realizzazione, appunto, perché anche per un trucco naturale vuol dire che la pelle deve essere sana e ci deve essere un'ottima base sotto. E, infatti, secondo me, collegandomi proprio alla skincare coreana, noi stiamo prendendo tanto da loro e credo che anche il Giappone abbia subito l'influenza Assolutamente. di questa tendenza. Poi, la cosa interessante della skincare coreana è che parte proprio da una questione di ritualità che io ho sentito molto nel racconto di Daphne. Quindi il legare la cura della bellezza esterna al tirare fuori la bellezza interna, non so se mi spiego, come se volesse essere appunto un illuminante all'esterno di come della bellezza che si ha interiormente, e che è il motivo per cui prevede tantissimi prodotti. Ovviamente poi l'Occidente qui ci ha giocato perché ha proposto poi dei prodotti che vanno più di moda, infatti la skincare coreana anche cambia nei vari paesi a seconda dove sono più di moda certi tipi di prodotti e certi tipi di principi attivi e quindi Ah, ti ok. propongono una sorta di pacchetto sulla base della skincare coreana, però ovviamente personalizzata a seconda della richiesta delle donne Vabbè. in quel luogo. Esatto. Volo.
Però è molto interessante perché appunto prevede, è come se fosse una cura maggiore, un porre l'attenzione maggiormente, perché io tramite vari step poi vado alla cura e all'esaltazione della mia pelle. E, di solito si comincia solamente con l'acqua la mattina. Quindi ovviamente poi ci sono delle varianti. Io vi racconto quella che a me piace di più, che secondo me anche si incastra molto con la beauty routine che pian piano si sta proponendo anche in Italia. E, si parte solo con acqua per togliere le impurità. Poi come secondo step si usa un tonico che fa da enhancer, si dice, cioè da promotore dell'assorbimento e quindi va a ristabilire il pH della pelle. E, da noi si usa metterlo con i dischetti, invece so che secondo la skincare coreana ci tengono molto a usare i polpastrelli, che Le anche quella è mani, una sì. cosa, le mani, perché è molto legato quindi alla coccola, al tatto, al toccarsi, e c'è anche un po' di mindfulness in questo, no? Un po' di proprio porre l'attenzione. E, poi si usa un prodotto che si chiama Essence, che è una via di mezzo tra un tonico e un siero, e quindi questo stimola il turnover cellulare. E si aggiunge come prodotto, cioè sembra che ogni prodotto abbia un ruolo specifico, appunto, quindi non sono messi a caso, perché anche il turnover cellulare vuol dire la replicazione proprio delle cellule, serve per promuovere il ringiovanimento vero e proprio. Infatti tutti i giapponesi e i coreani ancora di più, ma penso anche a causa dell'estetica, cioè del ricorso alla chirurgia plastica soprattutto. Mentre in Giappone sì, ok, che io sappia fanno qualche cosina anche loro, soprattutto però i VIP magari di chirurgia estetica. E però anche lì le ragazze in realtà le vedi che sembrano proprio, non, cioè non hanno un brufolo praticamente, Non hanno una ruga, non arrivano hanno le tipo rughe, 50 anni che sembrano più esatto. giovani di me, ma neanche. Esatto, fanno impressione, però Però credo vanno che in giro sia. con l'ombrellino, loro vivono una vita attaccata all'ombrellino. Infatti, in uno dei loro passaggi, c'è, che è importantissimo, che è l'ultimo di quello del quotidiano, c'è la protezione solare, che anche secondo me è fondamentale. Comunque, andando veloce, appunto, dopo c'è il booster, che è così, il cosiddetto passaggio in caso di necessità. Quindi, se per esempio una pelle è più disidratata, allora il booster è come se fosse il necessario per renderla più idratata. Quindi, come per esempio, io ho la pelle disidratata, uso acido ialuronico potenziato, una tripla formulazione. Quindi, a seconda del tipo di pelle. Poi c'è il siero, il contorno occhi e la crema idratante e alla fine una protezione solare. Effettivamente, tutti sanno i danni provocati dal sole. Ormai non è più un mistero e la protezione solare è proprio la chiave. In Giappone credo che si siano molto interessati proprio cioè alla protezione solare, cioè nel senso, a volte girano, se non sbaglio, quando fa molto caldo, comunque con gli ombrelli anche, sempre per preservare comunque la pelle, no? Infatti la protezione andrebbe messa anche per noi, anche d'inverno. Va messa sempre, e anche la 50 più. E inoltre, ma soprattutto al di là della salute della pelle, e quindi per prevenire l'invecchiamento cutaneo, ma anche per le macchie che fanno le macchie senili, quelle marroni, che vengono soprattutto sulle mani. Infatti, anche, ed è la prima parte dove arrivano queste macchie, perché noi durante l'inverno è la parte più scoperta. Esatto, preserviamo le mani, oddio. È la parte che viene più esposta al sole durante tutto l'arco dell'anno. Perché non sempre abbiamo i guanti d'inverno in più, c'è cioè, il freddo, il vento, e tutte le intemperie, quindi la protezione solare andrebbe messa anche sulle mani e viso, ed è quello che più di tutto preserva l'idratazione e protegge dai danni dei raggi solari. Però la cosa interessante di tutti questi step è che è una cosa che per esempio noi non abbiamo, è proprio il tempo che si dedica a questa routine. Che non è quindi, oh mamma, mi devo mettere la crema, devo vestirmi, ho 5 minuti contati. No, ma è proprio il perfetto. Io adesso in questo momento mi sto prendendo cura della mia pelle, sto facendo questo passaggio perché mi serve appunto per stimolare Grazie.
il turnover cellulare e quindi in realtà ci sono proprio degli studi scientifici che mettono in luce il fatto che sia un effetto potenziato dei principi attivi che noi applichiamo nel momento in cui c'è un coinvolgimento anche da questo punto di vista, che diventa una sorta di meditazione, appunto. Sì, che poi richiama tanto appunto un po' di filosofia orientale, che è sempre ecco. Molto riflessiva e incentrata, diciamo, sull'io in un certo senso, perché devi elevarti. E quindi in qualche modo secondo me si ricollegano molto e quindi che, sì, solo che, anche... solo che però mi fa strano che ci siano così tanti passaggi in quella coreana, quando invece in quella giapponese ho notato dovrebbero esserci meno passaggi, non so bene per quale ragione, però appunto quella giapponese viene ritenuta un po' più minimalista come routine. Non so se è una questione di geni, tra virgolette, non voglio suonare razzista in qualche modo, però magari forse anche qualcosa relativo anche alla posizione quindi del paese, quindi tipo la Corea non so effettivamente se rispetto al Giappone abbia una varietà di climi come il Giappone. Daphne, tu ne sai qualcosa? Perché il Giappone è variabilissimo, quindi... Allora, da quello che mi raccontava mia sorella, quando lei ha fatto l'anno in Corea, in realtà ci sono, anche in Corea ci sono 4 stagioni, però la variazione fra l'inverno e l'estate è molto più violenta, fra virgolette, perché in inverno loro scendono molti gradi sotto lo zero, anche 12-13. Quindi mi immagino che sia molto aggressivo anche sulla pelle come tipo di clima, mentre d'estate sfiorano comunque i 40. 40 gradi, oh madonna, ok. E anche in Giappone però si arriva a certe temperature, mi risulta. Quindi poi, ecco. È tutto peggiorato dal fatto che è molto umido, quindi proprio ti porta via la voglia di vivere. Quindi è anche per questa ragione, insomma, che la cura della pelle, secondo me, cambia per quello. Magari anche solo a livello di zona, di dove si vive. E quindi magari in Giappone per questo è un po' più minimalista. Forse... Perché poi è proprio netta la differenza. Cioè, Silvia, tu magari non lo sai, però tipo al nord del Giappone, che è dove le temperature, diciamo, rimangono un po' più basse di solito... E tipo anche adesso che è la stagione dei sakura, sta per iniziare più o meno, ecco, al nord arrivano all'ultimo, cioè proprio tipo aprile, maggio forse. Anche a maggio, sì. Quindi le temperature cambiano così tanto che forse anche per quello magari gli approcci dal punto di vista della bellezza, della cura, sono diversi. Non lo so, perché anche qua in Italia... Ma secondo me dipende molto da un fattore culturale molto di più, perché credo che sia più forte quell'influenza, perché comunque questa beauty routine coreana, così descritta, è l'ideale per un periodo invernale, perché la pelle ha più bisogno di sostegno. Poi è ovvio che i prodotti andrebbero gestiti in base a come sta la pelle, cioè bisognerebbe proprio fermarsi e dire, ma io, la mia pelle all'oggi di che cosa ha bisogno? Considerando l'aspetto esterno, ma bisogna anche dire che bisognerebbe prendersi cura della pelle anche internamente, quindi con il giusto integratore quando è necessario. Perciò, se diciamo da un punto di vista propriamente tecnico, anche solo questa beauty routine non dovrebbe essere sufficiente. Cioè, bisognerebbe implementarla poi, appunto, con altri. Però, se vogliamo Speravo fare di i farmacisti. incoraggiare. Io speravo di incoraggiare qualcuno chiamando un esperto che diceva dovete usare questo e questo e quello, invece dice guarda, tanto non è sufficiente una pelle. No, se uno volesse prendersi cura a 360 gradi, soprattutto noi che donne, che siamo degli animali ciclici, la nostra pelle cambia le necessità anche solo all'interno dello stesso mese, quindi se ci volessimo mettere in ascolto... Ah, ce ne avrebbe da dire. Certo è che quindi appunto direi che è più per una questione culturale. In più, tutto il mondo ha avuto il fascino della moda orientale,
perciò si subisce Sì. questo fascino e quindi magari si sposa volentieri una beauty Ora come routine del ora più genere. che mai davvero, perché cioè, Giappone e Corea ora sono direi anche a pari merito a livello di attenzione da parte dell'Occidente. Magari il Giappone sì, di più a livello cultura pop, però anche la Corea sì, al di là del K-pop viene guardata sì, per queste tecnologie, perché poi alla fine nel creare dei prodotti del genere si tratta di biotecnologia mega avanzata, immagino. Anche perché, tipo, io ti butto lì tipo i prodotti che uso, così Sì, facciamo. Non sono vediamo. sponsorizzata, purtroppo, però, Purtroppo. ad esempio, io utilizzo questo marchio che si chiama Joae, se non sbaglio, è mezzo coreano, mezzo parigino, perché poi comunque ci sta sempre un po' Parigi in mezzo alle cose. Questa, ad esempio, è una mousse, diciamo, micellare, dice, che quindi serve prima per pulire, eccetera, no? Sì, allora questa è per la routine serale. È più Ah, adatta. ok, io la uso persino al mattino. Molto bene! No, è più adatta, poi. Ci sono due routine, raga, ma cioè, Sì, non ne abbiamo sì, una. è. Esatto, No, quindi c'è molto bene. Ora mi dici se questo ha senso invece per il mattino. Questo sempre, è tutto Joae quello che uso, perché comunque mi ci sto trovando molto bene. La Corea a Sì. questo punto ho capito che a livello di anche principi attivi, da dove li prende anche le materie prime naturali, le sento molto leggere, carine, quindi è proprio piacevole. Allora dimmi se questo va bene, invece è un gel purificante, anche questo però comunque è cleansing per la pulizia, e cioè, spererei che vada bene per il mattino questo. Allora, in realtà loro, cioè almeno per appunto per la beauty routine coreana, loro hanno una doppia pulizia che prevede una pulizia a base oleosa e una base acqua che vanno fatte tendenzialmente la sera. Ma perché? Perché parte dal presupposto che io mi sono messa tutta questa roba la mattina, perfetto. Poi mi sono anche truccata, in più avrò tutto l'inquinamento e tutte le polveri che prendono fuori, quindi devo darmi una bella pulita la sera. È ovvio che se tu poi per uso personale decidi di utilizzarla anche di giorno per la pulizia, lo puoi fare. Però diciamo che appunto avrebbero questa doppia pulizia per togliere le componenti a base acqua e a base olio. Ok, e Però poi sì. niente, vabbè, creme idratanti, e quelle credo che vadano sempre bene sia la mattina che la sera, cioè Sì, almeno questa la mattina e azzecco, sera. spero. Ok, molto bene. Ne ho due diverse, una con i fiori di loto e una con i fiori di sakura, quindi comunque i sakura rimangono sempre al centro anche di queste cose. Che tra Beh, sì, l'altro. fa l'effetto molto idratante. Eh sì, ma lì a Kyoto come stanno? Cioè, stanno già fiorendo? Ci sono già quelli di pruno. Sì, ma anche i pruni sono stati molto tardivi. Quest'anno l'inverno ha fatto freddissimo. È stato Ah, sì. l'inverno più freddo in 30 anni. Ah, Hanno bucato tantissimo. Finalmente sono iniziato a fiorire i pruni, però adesso vediamo perché. L'anno scorso invece i Sakura hanno avuto la fioritura più, come si dice? tardiva, No, il immagino. contrario, in Ah, realtà italiano. anticipata quindi. Anticipata, grazie, in, Ah. non lo so, tipo 100, 100 e passa anni. Questa Quindi è dimostrazione un po' proprio. yabai, come dicono i giapponesi. Yabai. Cioè, avevano iniziato a fiorire tipo intorno al 20 marzo. Al Ah, massimo dicevano cavoli, sì. tipo Ti buona, adesso mi anticipo, devo sì. aspettare, ma no. Eh sì, perché questa è la dimostrazione di come sta andando un po' anche il clima, insomma, un po' in vacca, per dirla ancora in maniera ancora un po' elegante, però sì, il Giappone appunto è anche questo, d'altronde anche loro hanno questo tipo di problemi. Magari l'affronteremo in qualche altra puntata, se trovo qualcuno di esperto, sarebbe interessante proporre queste cose. Io direi che vi ringrazio della vostra presenza. Ho già imparato Grazie a te, Ale. un sacco di cose in più, sia a livello appunto scientifico, ho capito che sbaglio tutto dalla mia skincare, e cioè abbiamo detto due cose.
E mi incuriosisce tantissimo l'olio di camelia, in realtà, davvero, adesso che ne ho sentito meglio, vorrei provarlo anche io, vedrò se lo trovo. E quindi anche grazie a Daphne, che comunque l'aveva già postato su Instagram, quindi mi ha messo un attimo la pulce. È sempre un piacere riaverti. E quindi io vi ringrazio ancora, vi invito a seguire sia Silvia che Daphne su Instagram, perché sono entrambe attivissime. Silvia in realtà non tratta solo di make-up, ma di un sacco di cose, è sempre stra coinvolgente con la sua community. E invece Daphne, come vi diceva, soprattutto letteratura giapponese antica, ma in realtà ci mostra anche qualche scorcio di Kyoto, quindi della vita che si fa in Giappone, insomma un po' nel quotidiano, e fa un sacco di live su Twitch che poi recuperate volendo anche su YouTube. Quindi io vi lascio proprio tutti i loro contatti, dove le potete trovare, nella descrizione del podcast e del video su YouTube. Infatti seguiteci anche lì sul canale di Stay Nerd, e seguite, se volete, anche me, Orient _ alle 94 su Instagram. Vi ringrazio ancora, ragazzi, davvero. Grazie a te, grazie. Grazie Ale, grazie Daphne. Niente, grazie mille dell'ascolto a tutti, e bye bye.